Sei pronta? Vai! Ta ta ta! Vai! Nala! Nala, nala, nala! Dai, corri! Sei incastrata su un odore. Corri! Vabbè, le piace lì. Lì è proprio dove c'è il canaletto dove passa l'acqua, quindi se vede che vuole, piace. Sarà un po' più fresco. Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo vlog. Buongiorno nella natura. Stamattina ho portato già Aaron, come penso avrete visto, e adesso sto finendo di fare la corsetta Nala, sto per rientrare, però ho pensato di iniziare questo vlog qui perché è molto rilassante. Ho pensato che potesse piacervi un buongiorno diverso nel verde e non a casa, insomma. E che dire, stamattina mi sono proprio buttata giù dal letto, infatti mi vedete così come mi sono svegliata, scusate le condizioni ancora un po' sonnecchiose, ma era già tardi, quindi già che sono scesa non è stato bravissimo, non ha fatto nulla in casa, ho detto sai che c'è, prendo, vado subito, mi metto due vestiti addosso e vado, perché è stato molto molto bravo, quindi infatti appena sono uscita ha fatto tutti i bisognini, e Nala anche ha già fatto tutto per strada, e poi qua la facciamo sempre un po' svagare. Riccardo porta anche Aaron qui a correre, io non me la sento ancora perché non ho la stessa padronanza che ho con Nala. Cioè, Nala mi ascolta, Aaron ti ascolta se non ha distrazioni, quindi mi fa un po' paura perché poi là c'è il bosco, quindi se lui vede una volpe, vede un qualcosa e parte, entra nel bosco, non lo prendo più, quindi non me la sento. Riccardo è già un po' più abituato e preferisco che questa parte la gestisca lui per il momento, invece con Nala so che se le urlo il nome viene subito, si frena proprio, nonostante lei sia un cane, diciamo più da caccia, quindi tende comunque a sentire di più gli odori. La chiamiamo il cane da tartufo perché lei sente veramente tutto. E quindi nonostante ciò si ferma, se io la chiamo mi sente spaventata, lei torna subito. Però è con noi da 7 anni, ci sta che ci sia... che meraviglia, che ci sia un feeling diverso con un Aaron che ha 6 mesi e mezzo. Detto ciò, stavo guardando Nala cosa faceva, ma lì che annusa, che si fa la passeggiatina, patatina, brava, lei anche quando capisce che dobbiamo andare si ferma, si fa mettere il guinzaglietto, è brava, di qua amore, mamma mia che capelli da pazza. Mi avvio verso casa e sono molto contenta perché ieri sera abbiamo un po' parlato io e Riccardo su Aaron, in merito ad Aaron, e scusate, ho ricevuto una telefonata e quindi niente, abbiamo valutato perché in passeggiata è un po' monello, specie con Riccardo, e quindi non lo so, lui lo vede un po' più come l'amico dei giochi, e invece a me mi vede come mammina chioccia e quindi come un pochino più protettivo, invece con Riccardo proprio non si fa nessuno scrupolo, lo mordicchia, salta addosso, con me queste cose non le fa, e solo con lui le fa. Perché lo vede grande, grosso ed è quello che ci gioca un po' di più a fare la lotta, a fare ste cosine, e quindi con lui proprio dà il peggio di sé, specie in passeggiata, lo tira veramente troppo, e quindi, ma oddio, tira anche me, ma non assolutamente come lui, come con lui, e quindi abbiamo ampliato il discorso addestratore con una... diciamo un'addestratrice che è specializzata in condotta al guinzaglio, perché lui comunque è un cane grosso, quindi merita
questa attenzione, e sicuramente lo metteremo in pratica anche per Nala, perché già che ci siamo, Nala comunque non è un cane anzianissimo, cioè ha 7 anni solo, quindi sinceramente lei è già brava, cioè vedete, però vogliamo sinceramente migliorare anche lei, magari a non fare il zigzag, a non tagliarti la strada, queste piccole cose che ogni tanto fa anche lei. In salita la strada, in salita, e poi ho voglia di colazione. E quindi niente, ieri sera abbiamo fatto questo acquisto, siamo molto contenti, adesso amplieremo le nostre conoscenze canine anche sul discorso condotta al guinzaglio, e così vi ho aggiornate. Ok, andiamo. Qua ammunta la salita, né? Vabbè, ci vediamo dopo a casa. Cosa ci fai su? Eh? Scendi, orsetto, scendi. Vieni giù. In tutto ciò è arrivato anche il corriere di Amazon, sono troppo felice perché sono i lenzuolini di cui vi parlavo, quelli impermeabili, e sono contenta che sono arrivati anche prima del riposino del pomeriggio, pensavo arrivassero più tardi, quindi, però ci volevo, cioè, vi faccio notare, cioè, una scatola enorme, cioè veramente enorme, un sacco di carta per due lenzuolini, cioè a cosa serve tutta sta carta? Non è che dice roba che si rompe, cioè che spreco, veramente che spreco. Comunque eccoli qua. Io, come vi dicevo, per chi non ha visto il vlog precedente, Ale, abbiamo eliminato totalmente il pannolino e quindi per la notte avevo bisogno di un lenzuolo che mi andasse a proteggere sicuramente il materasso. Volevo prenderne uno, costavano 15,90 euro l'uno, li ho presi su Amazon. Se vi può interessare, se vi può essere utile, vi lascio il link in info box, non è una collaborazione, li ho comprati 15,90 l'uno, oppure c'era l'offerta 2,24,90. sinceramente, se lo bagna, lo metto a lavare, se non è estate specie, magari non asciuga subito e voglio averne uno pulito di ricambio, quindi ne ho presi due, tanto comunque per un po' di anni servono, quindi comunque va bene così. Antiacaro, 100% waterproof, traspirante, questo non lo so perché non lo so, è tedesco, non so che cosa, comunque sembra un buon prodotto, sì, Germania infatti, un'azienda tedesca, e le recensioni erano tutte ottime, quindi sinceramente vediamo un po'. Dov'è l'apertura? Non c'è apertura. Ah sì, ecco, vediamo un po' come, aspettate che levo il cartone. Allora vediamo un po' com'è al tatto, tanto lo devo aprire. Non è malaccio. Sembra bello morbido. E qua c'ha elastico che anche mi sembra bello, bello elasticoso. Che voglio vedere, sì, dovrebbe andare bene, dovrebbe andare bene. Adesso dopo magari l'altro non lo apro, cioè non, così non si sa mai, non dovesse andare bene, cambio la misura, però questo è un 90x190. E ho guardato su internet i letti, a parte che il suo è ancora più corto, perché noi abbiamo quello allungabile, scusate la faccia, quello allungabile di Ikea, però il nostro ovviamente quello di Ale specie, quello di Fede è più lungo, quello di Ale è più piccolino, quindi
il letto è un po' più piccolo di quello di Fede e quindi dovrebbe andare bene. Però a prescindere dice che su internet che le misure solite standard di un letto singolo sono 80x180 oppure 90x100. Questo è 90x190 addirittura. Quindi dovrebbe andare bene. Io direi di andarne a provare uno, così vediamo un attimino se va bene. Lo mettiamo tanto sotto il lenzuolo. Arrivo. Sì, voglio vedere se ci sta bene nel tuo letto. Arrivo, eh. Qua c'è il solito angolino della pace. Io quando passo di qua devo sempre sporgermi a guardare e a prendermi l'arietta. Allora, ragazze, vedete, questo è il materasso nuovo che vi dicevo, e questo è il copri materasso che vi dicevo che avevamo preso da IKEA, però vedete non è impermeabile. Per carità, fa spessore e magari la pipì non arriva tra lenzuolo e questo che comunque è molto spesso. Però almeno sono proprio super super tranquilla che non mi sporca tutto quanto. Quindi adesso incastro bene perché con una mano non riesco e proviamo questo lenzuolo. L'ho messo, eccolo qua. Mi piace perché avanza, andrà bene anche per quando allungheremo il lettino, il letto, perché vi ripeto, questo è quello allungabile di IKEA, quindi adesso è alla misura più piccola, lo modificheremo penso per il prossimo anno, perché Ale adesso arriva tipo qua, quindi insomma, per il prossimo anno. Non sta super bello tirato come piace a me, ma perché i laterali, ve li faccio vedere, i laterali li hanno fatti così. In questa retina bella morbida, perché si adatta ad ogni materasso, quindi si può estendere un po' di più, un po' di meno, però non, cioè, poi magari mettendo il lenzuolo sotto si tira meglio, però rimane un po' così. Però la cosa bella è che è tutto waterproof, non è come certi che vendono solo la parte centrale, perché il bambino girandosi, specie a 3 anni, a volte c'ha la testa qua e quindi insomma, almeno siamo tranquilli che ovunque capiti è protetto. Quindi mi piace. Vi farò sapere poi quando capiterà che, perché tanto sappiamo tutti che capiterà, vi dirò come mi sono trovata. Patatoni. Grazie. Eccolo lì che si accascia. L'amore lo accascia. Quando cerchi di smettere di fare le coccole Aaron. Dai, devo andarmi a fare la doccia. Ma ti pare? Lascia. Allora, ragazze. Io volevo approfittare che Ale dormiva per sistemarmi tutte quelle cose lassù e farmi una bella doccia calda. E già che oggi non mi sono truccata, volevo pulire, fare una pulizia profonda della mia pelle, del viso. Ho proprio bisogno di una bella doccia tiepida che mi rigeneri, anche perché, ragazzi, ho appena fatto un passo importantissimo. E quindi sono un mix di emozioni. Sono emozionata, impaurita, felice, tutto insieme. E quindi ho bisogno di. Ve ne parlerò, promesso. Poi ve ne parlerò. Datemi un momento per rendermene bene conto e poi ve ne parlerò. Promesso. Sapete che vi dico tutto, cioè quello che si può dire, questa cosa si può dire, anzi, per me è motivo di orgoglio e soddisfazione, però datemi il tempo di carburare, di abituarmi all'idea, perché stravolgerà abbastanza. Comunque. Mi vado a lavare i capelli, anche se non sono, cioè profumano ancora, però ho proprio voglia di buttarmi sotto l'acqua calda, quindi boh, penso che li laverò, anche se
È già un po' che Ale dorme, cioè non sono sporchi. Mo vedo, dai ragazze, mo vedo. E vado a farmi una doccia bollente, ripristino le idee, metto un po' in carica il telefono perché è un po' scarico e ci vediamo dopo. Faccio un po' di pulizia del viso. Allora, ragazze, vi ricordate che dovevo fare la doccia? Ecco, si è poi svegliata, quindi ciao doccia. In compenso sono riuscita a farla adesso, che è arrivato Riccardo e che Ale poi si è addormentata, quindi sono volata di sotto a farmi la doccia, poi è arrivato Riccardo, quindi ero proprio tranquilla, me la sono anche goduta di più, sinceramente. Non fate caso al mio cacato impagliato qua sopra. Quindi, anche se è tardi, non rinuncio alla mia pulizia perché ci tenevo a farla, sinceramente, visto che è una decina di giorni che non la faccio. Ultimamente ero arrivata a farla anche 2 o 3 volte a settimana perché mi piaceva tantissimo, mi faceva stare proprio bene, proprio a livello personale, proprio una coccola. Sembra veramente di avere una spa a casa perché hai diversi trattamenti. Di cosa sto parlando? Chi mi segue l'ha già visto, Luxury Confidence, con cui mi sto trovando veramente bene. Ce l'ho già da un mesetto più o meno, quindi vi dico, lo sto utilizzando e questa volta lo rifaccio con voi per un motivo che vi dirò alla fine. Allora, per chi si fosse perso il video, in tante mi avete chiesto quando c'è di nuovo la promozione, o me la sono persa o appunto, non ve ne eravate accorte, quindi c'è una sorpresina per voi alla fine, quindi rimanete con me, fatemi compagnia. Allora, abbiamo quattro punte diverse che vi fanno 4 trattamenti diversi. Si tratta di un aspirapunti neri, ma in realtà non fa solo questo, fa molto molto di più. Intanto i cani litigano, ma tanto c'è Riccardo sotto, quindi noi continuiamo. Noi continuiamo la nostra coccola. Vi danno 4 punte diverse, che sono qui, con tutte le spiegazioni del caso nel librettino. Quindi vi dice appunto che ogni punta ha la sua funzione. Io adesso quello che voglio fare è punti neri, anche se non toglie. Per forza, se non soffrite di punti neri va bene lo stesso, perché vi va proprio col poro dilatato dopo una bella doccia a togliere la sporcizia che comunque in tutti noi c'è. Un po' lo smog, un po' quello che si fa, il sudore, tanti motivi, abbiamo comunque tutti un po' di sporcizietta da togliere. E ci sono 4 punte: rimozione punti neri, appunto pulizia profonda, tonifica e rassoda la pelle, trattamento esfoliante. Quindi insomma adesso facciamo quello dei punti neri, che non è questo, non è questo. Mi hanno rubato, ah eccolo qua, trovato. E poi anche comodo, dai, è carino perché è comodo a portare anche in valigia, nel suo sacchettino, ovunque voi siate, lo potete fare. A me piace di più farlo la sera perché magari un pochettino di rossore, ovviamente aspirando, rimane. Quindi dopo mi piace detergere il viso, mettere una bella cremina, insomma andare a nanna, e poi il giorno dopo è una meraviglia. Allora, adesso lo vado a passare, specie qua nelle pieghe, un po' il mio punto critico, qui, qui, insomma, qui. Quindi lo passiamo insieme e poi vediamo. Lo so che fa un po' schifo, ma è l'unico modo per farvi capire che è valido il prodotto. Quindi vado. Ci sono 4 velocità. Io la metto al minimo perché le altre volte ha tolto il mondo, anche solo così senza esagerare con l'aspirazione. Quindi vado. Oh my god, sensazione bellissima perché ho il naso super super liscio, la pelle morbidissima. È questo che mi fa impazzire di questo prodotto, sì, anche che tira fuori l'impossibile,
E poi mi piace anche la punta che distende le rughe, che ti aiuta a tonificare la pelle, è bellissima quella. Ma la cosa che mi piace ancora di più è poi il dopo, il sentirmi così liscia mi dà proprio l'idea di pulito. E poi dopo mi vado a detergere il viso, comunque ti faccio vedere. Ragazze, che schifo. Sono sconvolta, quindi questo mi dice fallo più spesso, non far più passare 10 giorni. Però ecco qua. Altra cosa che mi piace tantissimo è che puoi rimuovere, oddio, ho acceso, aspettate, puoi rimuovere le punte molto molto facilmente. Questa vado a pulirla con un panno disinfettante, cioè con del disinfettante, però queste si possono mettere a bagno, si possono lavare sotto l'acqua corrente, comunque plastica nel disinfettante, le mettete a pulire, quindi dopo assolutamente me la vado a lavare. E poi ci sono, vabbè, tutte le altre punte, anche questa è fantastica, questa col foro più grande, massaggia proprio, che è una meraviglia, proprio l'altra zona, quindi fronte, guance, tutta la parte appunto qua distende le rughe, bellissimo. E quindi adesso mi vado a passare il detergente che avevo preso, ah, ecco, l'avevo già messo qui, non mi ricordavo, mi piace un sacco questo. Mi vado a detergere bene il viso, ma prima vi dico che sono di nuovo attivi i 100 euro di sconto con Robertina 100, ve lo lascio qui. Approfittatene, ragazze, perché non so se mi daranno un'altra possibilità ancora di darvi 100 euro di sconto. Secondo me finisce qui, anche se spero di no, perché comunque in tantissime mi chiedete sempre quando ritorna il codice sconto, eccetera. E io lo comunico appunto proprio perché vedo interesse da parte vostra. Comunque io sono sincera, è un mese che ce l'ho, mi sto trovando molto bene. E quindi perché non consigliarvelo? Sapete che se una cosa non mi piace ve lo dico e il risultato mi pare si veda, purtroppo. E quindi ne vale la pena. Quindi Robertina 100, valido fino a domenica, approfittatene, anche perché un'altra cosa stupenda che fa l'azienda su questo prodotto è che vi dà 90 giorni di tempo per valutare se su di voi ha realmente funzionato, quindi soddisfatti o rimborsati se non siete soddisfatti, talmente sono sicuri del loro prodotto che comunque avete visto tira fuori sempre qualcosa, perché le impurità ci sono, ragazze, è naturale, non c'è nulla da vergognarsi, sono gli agenti atmosferici, lo smog e tante altre cose, tanti altri fattori, anche solo il sudore, che ci portano a dover purificare ancora più in profondità rispetto alla classica pulizia viso che noi donne facciamo spesso, insomma. Quindi super top, super consigliato, approfittatene Robertina 100 fino a domenica. E niente, io adesso vado a detergermi il viso, anzi lo faccio con voi tanto, mi piace un sacco questo detergente qua, mi vado a pulire bene il viso, vedete fa anche la schiumetta bianca. Piace, ma poi è un profumo che è qualcosa di, lo passo proprio sulle zone che ho passato, ma anche sul resto del viso, e mi dà proprio quel senso di coccola. Vado proprio a nanna con, non lo so, sto bene perché ho la pelle pulita e poi soprattutto con questo profumo conclusivo è una meraviglia. Mi tuffo e torno. Adesso scendo giù da Riccardo, qui sono tutta morbida e coccolosa, e facciamo un brindisi perché oggi ho fatto un brindisi.